Merhaba, 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 ciao a tutti amici dal vostro Kartal, ancora una volta, eccoci qua. Turchia batte Norvegia 3-0, 3-0 ragazzi, la Norvegia di Holland, stella del futuro, e intanto la stella del futuro lo facciamo noi. Altri 3 punti pesantissimi in orbita qualificazione al mondiale. Ah, raga, io oggi sto vivendo veramente un sogno. Non ho potuto vedere la partita, purtroppo. Purtroppo non l'ho potuta vedere perché ho avuto un po' da fare, quindi non so come abbiamo giocato, sono sincero, però ho visto ora il risultato, che la partita è stata giocata appunto alle ore 18. E voi sapete appunto che io seguo appunto anche il Perugia e perciò, ragazzi miei, non ho potuto vedere due partite contemporaneamente, ma questo non importa. Ho visto il risultato e ciò che ho visto praticamente non volevo credere ai miei occhi. Ho detto va bene, l'Olanda sarà stato non un caso perché comunque è frutto di una vittoria meritata sotto il punto di vista del gioco, quella l'ho vista la partita, quindi sia sotto il punto di vista del gioco che sotto il punto di vista di altre caratteristiche. Ma oggi che adesso io vado su internet, leggo Turchia batte Norvegia 3-0, ho detto no, questo ragazzi è un sogno ed è un sogno che si realizza ancora una volta. Per ben 2 volte, non è che dice abbiamo vinto sempre poco, 4-2 con l'Olanda, 3-0 con la Norvegia. Dove possiamo arrivare? A questo punto, ragazzi, a me mi comincia a stuzzicare il pensiero dell'europeo. A questo punto un europeo mi comincia a stuzzicare. Amore mio di casa, amore mio di patria, mi stai regalando veramente delle gioie come non mai, anche da lontano l'amore non finirà mai. Quando il paese chiama, io da lontano ti rispondo e sono orgogliosissimo, orgogliosissimo della mia nazione che sta veramente facendo, mi sta facendo venire i brividi, ragazzi. Ho i brividi a pensiero che la mia nazionale sta dominando. E si è strapazzata un'Olanda che storicamente è stata sempre una squadra fortissima e adesso vincere ben 3-0 tondo contro un Norvegia che praticamente ragazzi è appunto portata avanti da un attacco stellare come quello di Holland, ragazzi miei, io ho i brividi, non so quanti di voi possono capirlo. Forse ormai la mia nuova nazione come l'Italia è abituata ai successi, appunto, anche perché gode di 4 mondiali vinti, però per noi della Turchia è un altro effetto, ragazzi, vincere con queste squadre, soprattutto con l'Olanda, aver vinto nella qualificazione agli europei contro la Francia, ragazzi, queste non sono soddisfazioni di più. Sono gioie immense che porterai avanti per tutta la vita. E mi dispiace non averla vista, ma me la guarderò in differita sicuramente questa partita. E io, ragazzi, veramente godo come non mai. Aver visto la mia nazione, ragazzi, è indescrivibile l'emozione che ho dentro di me come non mai. Questa Turchia comincia a fare paura. Preparatevi tutti perché saranno cazzi amari per tutti. Oh, ve lo dico, grande Turchia.